tocca a me introdurre questa mattinata con voi. Alle 9 abbiamo inaugurato la pietra d'inciampo in onore di Edoardo Fuccherini in Piazza Costituente. È stato un momento molto emozionante, grazie anche ai rappresentanti delle due religioni, il vescovo e il rabbino, che ringrazio per la loro presenza. È stato un momento molto per noi molto importante. Alle 9:30 abbiamo inaugurato nella scuola media la mostra Nostro fratello Edoardo, che rimarrà lì per circa un mese, e è una mostra che è stata realizzata in occasione della beatificazione di Edoardo. Questa mattina ci troviamo qui con le classi seconde della scuola media e con le quinte superiori dell'UOSI Cattaneo, che hanno realizzato con noi un percorso che è andato ad affrontare la figura di Edoardo Fuccherini. I ragazzi delle seconde hanno fatto con noi due incontri laboratoriali. Abbiamo letto con loro alcune delle lettere di Edoardo, le abbiamo analizzate insieme a loro, e poi abbiamo chiesto loro di scrivere loro personalmente delle lettere a Edoardo, e questa mattina le leggeranno. Prima di passare la parola al nostro sindaco, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, che è stato abbastanza complicato da mettere in piedi, perché per la pietra è quasi per realizzare la pietra d'inciampo è quasi un anno che stiamo lavorando su questo progetto. Per prima cosa ringraziamo il comune di Mirandola, che insomma ha accettato immediatamente di essere al nostro fianco in questa attività. Poi ringraziamo l'AMPI, i nostri compagni di viaggio. Sapete che Educamente quasi tutte le attività che fa le fa in collaborazione con l'AMPI. Dobbiamo ringraziarli, perché senza di loro non sarebbe stato possibile venire nelle scuole, e quindi grazie all'AMPI di Mirandola. E ovviamente ringraziamo la preside Campagnoli e il preside Siena, che hanno accettato di far parte di questo progetto. Senza di voi, senza i ragazzi, senza le scuole, questo progetto non avrebbe senso, perché si parla di trasmettere una memoria, la memoria di Edoardo, ma la memoria anche dei valori che Edoardo ci ha trasmesso e che sono importanti per la nostra vita di tutti i giorni. Quindi senza le nuove generazioni questo non sarebbe stato molto utile, e quindi ringraziamo anche i due presidi che hanno accettato di far partecipare le scuole, gli insegnanti che hanno lavorato con noi, in classe, ma che hanno lavorato anche dopo e che hanno continuato a lavorare sulla figura di Edoardo e sui valori di Edoardo anche successivamente in classe. Passo la parola a Manu Benatti. Buongiorno a tutti. Io anch'io ringrazio Educamente, ringrazio coloro che hanno proposto questo progetto, a cui il Comune di Mirandola ha aderito immediatamente, perché in questi anni il Comune di Mirandola ha cercato di tenere viva e, come dire, ha cercato di consolidare l'idea che Mirandola possa essere la città della memoria in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue possibili declinazioni. Mirando la città della memoria, partendo dall'idea che Giovanni Pico, considerato una persona straordinaria dal punto di vista della memoria e concittadino conosciuto in tutto il mondo, potesse essere un punto di riferimento per valorizzare la nostra città. E questa idea della città della memoria è passata attraverso il Festival della Memoria, attraverso tutta una serie di manifestazioni, attraverso tutta una serie di iniziative che hanno coperto, come dicevo prima, tutte le possibili sfaccettature della memoria. Perché abbiamo bisogno di ridare vita alla memoria, rivitalizzare la memoria? Perché molto spesso i nostri valori, il nostro modo di vivere, lo stare assieme in una comunità nasce dalla condivisione di alcuni valori. Io parto da lontano, perché se abbiamo bisogno di capire la storia
di Edoardo Focherini abbiamo bisogno di partire da lontano, una storia lontana, 1938, perché bisogna che partiamo da lì. In piazza prima il sindaco di Carpi, Alberto Bellelli, diceva parlava dei campi di concentramento, parlava molto spesso quando si fa riferimento alla memoria di quel periodo e alla disumanità che l'uomo ha interpretato e riuscito a mostrare, si parla molto spesso della Germania, della Polonia, dei campi di concentramento dell'Unione Sovietica, di queste cose. Guardate che anche il popolo italiano ha dato dimostrazione in quel 1938 di poter esprimere quella disumanità che ha fatto numerose vittime e ha, come dire, lasciato una lacerazione, una ferita grave nella storia del nostro popolo. Con le leggi razziali, io credo, il popolo italiano, il fascismo in quel caso, ma il popolo italiano ha dovuto poi negli anni successivi misurarsi con quel passaggio che è stato di una gravità immensa. Edoardo Focherini, poi lascio la storia intima, personale ad altri che verranno dopo di me, è stata una persona che ha, con la coerenza della sua fede, con la coerenza del suo vivere, interpretato quella fase storica come una fase disumana, e che l'uomo che ha questi valori di fede, di cristianità, di interesse rispetto dell'altro, non poteva non prendere parte, non poteva essere coerente con questi, valori. E per questa coerenza ha perso la vita, ha salvato tante vite, ma ha perso la sua, con la consapevolezza che c'era questo pericolo. Non è che l'abbia fatto così, sapeva benissimo che questo pericolo c'era, e in coerenza con quei valori, che sono stati i valori della sua vita, ha messo a disposizione degli altri la propria vita. Guardate, il tema del salvare le persone è un tema molto attuale perché lo vediamo tutti i giorni. Il mar Mediterraneo è il luogo di disumanità. Quando il mare di solito e le coste sono il luogo di incontro, in questo caso molto spesso è il luogo di separazione, di divisione, di dimenticanza dei valori umani. Allora credo che il riportare alla memoria chi come Edoardo Focherini ha invece intrapreso un'altra strada, che è la strada giusta, delle persone giuste, di coloro che hanno come primo valore, si dice prima gli italiani, no, prima l'umanità, prima l'umanità. Ecco, allora stamattina abbiamo deposto questa pietra d'inciampo e l'abbiamo messa lì, e lo dice la parola stessa, perché sia di rottura rispetto all'oblio e rispetto all'indifferenza. Ci si inciampa e quindi qualcuno dovrà dire: ma perché c'è questa cosa che è completamente diversa da tutto il resto? E l'idea è proprio quella di far colpire le persone e fare in modo che le persone riportino alla memoria ciò che è successo, e non solo porti alla memoria, ma che spinga le persone a superare l'indifferenza e a prendere parte. Quindi grazie di nuovo e buona giornata e buon lavoro a tutti. Allora, io due parole soprattutto ai miei ragazzi.
che poi sono quasi tutti i miei ragazzi, perché anche gli studenti del UOSI in gran parte sono passati dalla scuola contadina. Allora, io ho riflettuto tanto in questi anni assieme agli insegnanti e ai miei ragazzi sul valore della memoria, che cosa ricordare, perché ricordare. E mi piace soprattutto pensare che, come ho letto recentemente, ci sono diversi modi di ricordare della memoria. Ci si ricorda per abitudine di fare una cosa, di non farla, e questo dà tranquillità. Venire a scuola tutte le mattine dà tranquillità, vero ragazzi? Sì. Ad esempio, ci si ricorda delle cose belle, e allora si ricorda per amore, ci si ricorda di un sorriso, di un compagno, di una compagna, di un abbraccio della mamma o di una persona cara, e lì si mettono in moto tutti gli affetti, tutti i sentimenti. Si ricordano anche le cose brutte, magari una parola che non è piaciuta di un compagno, e lì ci si ricorda anche un po' con rancore, eccetera. Ma non è questo il ricordo di questa mattina, la memoria di questa mattina. Si ricorda, ci fa memoria per crescere, e quindi allora ci si rifà al passato, come ha detto il signor sindaco prima, per porre delle fondamenta e per pensare, per riflettere. Quando si fa memoria in questo modo, sono altri i processi che entrano in moto, sono quelli proprio di causa-conseguenza. Che cosa succederà dopo? Che cosa, se io faccio questo, mi capiterà? Allora, è in questo modo che dobbiamo ricordare, fare tesoro del passato, dell'esperienza di chi ha avuto di questi esempi così fulgidi, così... Non riesco a trovare la parola per dire così grandi, che ha fatto dell'umanità un Vangelo. Dobbiamo ricordare questi esempi non per diventare dei martiri anche noi, ragazzi, no, ma per riflettere sulla solidarietà, come ha detto il signor sindaco, sull'umanità. Quindi solidarietà per noi vuol dire pensare anche a compagno, pensare come posso io aiutare chi ne ha bisogno ma vicino a me, ok? Io qui però vi lascio, riflettiamo oggi sull'umanità, sulla solidarietà, che sono esempi che ci sta dando Odoardo Focherini. Grazie ragazzi. Io mi associo intanto all'introduzione del sindaco, alle belle parole della collega Paola Campagnoli, al richiamo del valore appunto della memoria quotidiana e del senso che ha nella nostra vita di relazione. Certamente per noi, credo, come scuola, come comune, come scuola, è un motivo di soddisfazione per partecipare alla realizzazione della prima pietra d'inciampo realizzata nella provincia di Modena, realizzata nel nome di Odoardo Focherini, del suo sacrificio e del valore straordinario di questo sacrificio. E bisogna anche ricordare che le tante pietre della memoria che sono state collocate nel territorio nazionale, tantissime ovviamente nella città di Roma, di queste pietre della memoria, alcune sono state colpite dall'offesa e dalla viltà di chi le ha asportate. A Roma in modo particolare è stato giustamente suscitato la reazione civile della comunità ebraica e della città stessa, a dimostrazione del fatto che questo grande valore della memoria, che questo straordinario sacrificio deve essere ricordato sempre, perché accade anche che si faccia offesa a questa memoria. Oltre a questo, dobbiamo pensare al significato, io ho pensato al significato della parola pietra di inciampo, come è stata tradotta in Italia, questa realizzazione che nasce in Germania, se non ricordo male, nei primi anni 90. La parola inciampo significa appunto l'ostacolo
che ti fa fermare un attimo e riflettere, significa lo stimolo, significa il risveglio, significa uscire dall'abitudine, dalla quotidianità per dedicare anche un solo secondo a una storia, a ciò che è all'origine della nostra convivenza civile. Significa appunto inciampare sulle tragedie della storia per riflettere su queste, per acquisirne consapevolezza. E allora, se prima è stata citata la memoria eccezionale del nostro grande illustre cittadino, dobbiamo ricordare che c'è una memoria ancora più forte, che è la memoria collettiva, che ci fa appartenere a un'unica storia, a un unico percorso, che ci fa sentire parte di una comunità, che si fa sentire tutti dentro alla carta fondamentale della nostra convivenza, che è la nostra Costituzione. Da questo punto di vista si realizza quel punto di sintesi, di convergenza del sapere, ma anche di convergenza dello spirito, di umanità e dei valori che costituiscono la nostra ragione, la nostra finalità anche di essere scuola. Grazie a tutti e ringrazio l'Associazione Educamente e coloro che hanno collaborato per far vivere questo significativo percorso che celebriamo oggi. Grazie. La prima lettera che ascolteremo è di Leonardo, seconda C. Caro Edoardo Focherini, mi chiamo Leonardo e sono un ragazzo di 12 anni che vive a Mirandola in un momento storico completamente diverso da quello che purtroppo hai dovuto vivere tu. Frequento la scuola, esco con gli amici e soprattutto sono libero di fare e pensare quello che sento, diversamente da quello che potevamo fare le persone che tu tanto coraggiosamente hai salvato. La mamma di un nostro compagno ha portato in classe da leggere alcune delle tue lettere. Ci ha raccontato la tua storia e quello che hai fatto per salvare quegli ebrei che fuggivano dalla morte certa. Non posso nemmeno immaginare cosa vuol dire vivere nella paura ogni giorno, scappare, nascondersi. Io invece posso liberamente uscire ogni mattina per andare a scuola anche da solo, senza pensare che qualcuno possa prendermi e chiudermi in un lager fino alla morte. Tu non hai avuto paura e sei riuscito a salvare tutte le persone a scapito della tua stessa vita. Bambini che come me non avrebbero un futuro se tu non avessi fatto dell'amore per il prossimo. La tua missione di vita probabilmente non sarei in grado di fare quello che hai fatto tu, ma sono certo che la serenità che oggi vivo è anche grazie alle persone che come te sono riuscite a scambiare pensieri, situazioni e storie di persone che hanno portato a quello che siamo oggi. La seconda lettera è di Davide, seconda B. Salve, signor Edoardo. Lei ha fatto un sacrificio che in pochissimi farebbero i giorni nostri. La sua voglia di vivere ha saputo coabitare con il sacrificio per gli ebrei e chiunque ne avesse bisogno. E non è impresa da poco. Lei sarebbe dovuto essere ricordato, come tutti quelli come lei, al cospetto dei grandi generali della guerra, perché siete stati voi a fare la differenza. Non ho tanto da dirle perché lei è stato assolutamente giusto e quindi non c'è nulla da dire. Ed è così che le do i miei più sentiti saluti. Arrivederci da Davide Silvestri. Vedremo un video adesso, opera di un artista, Valentina Arena, che ripercorrerà la storia di Edoardo. All'interno del video si vedranno anche alcuni familiari di Edoardo Focherini e anche alcune persone da lui salvate.
ora ascolta perché so che tu puoi ascoltarmi e io ti rivedo in questo istante come se tu fossi apparso davanti con il tuo inimitabile sorriso. Non passa giorno che io non parli di te, non passa giorno che io, guardando i miei vivi, che sono vivi perché tu li hai salvati, non tragga dal tuo esempio una serena forza che mi aiuta a sopportare la mia croce, a compiere meno indegnamente il mio dovere, ad amare meglio di quanto non saprei il Dio. Ricordi Alberta che c'era il mobiletto con le mentine che dava la nonna? Mi chiamo Edoardo Semellini, sono il primo dei nipoti di Edoardo Fucherini, il primo dei 15. Io sono Maria, sono nipote di Edoardo e Maria, sono la 15ª e sono figlia di Paola, la loro 7ª figlia. Ci troviamo in San Giovanni in Monte, adesso è una sede universitaria, ai tempi in cui venne arrestato mio nonno era il carcere di Bologna, il carcere appunto dove lui fu tradotto dopo l'arresto. Il babbo un po' che ha vissuto solo 37 anni, ma ha fatto tantissimo. Prima ha lavorato nella bottega del padre, poi ha voluto essere, diciamo, più autonomo e rispondere anche alle domande della famiglia che cresceva di numero e di necessità, per cui è diventato prima agente, poi ispettore per l'Assicurazione Cattolica di Verona. Ha vissuto con me 7 anni, praticamente. I primi 3 o 4 non ero grande così, non capivo niente, adesso nel senso buono. Poi gli viene dato un importante incarico, di cui anche è molto orgoglioso, che è gestire amministrativamente, economicamente, il quotidiano cattolico L'Avvenire, che aveva sede qui a Bologna. Il babbo aveva la R come la mia, ma siccome gli piaceva recitare, e allora non si poteva pensare di recitare con R così, ha tanto lavorato che la mamma diceva che l'R era diventata normale. Nei racconti di mia mamma si trova un Edoardo Fucherini, appunto, affettuosissimo padre di famiglia, che amava giocare con i suoi bambini, e che dedicava loro il tempo. Non tanto tempo, perché era preso da mille impegni lavorativi e non solo, però che quando c'era, c'era davvero. Montava sul piano, come si chiama? Sul tavolo, faceva finta di guidare il treno e noi cantare, a dire delle stupidaggini. E faceva il teatro dei burattini per loro, e si travestiva da donna, si faceva fare i bigodini in testa, cose che a quei tempi, negli anni 30, non era proprio usuale per un padre, che invece era una figura che doveva essere anche autoritaria. In questa sua vita piena, lavoro, le passioni, la vita nella chiesa e la famiglia, inserisce questo elemento destabilizzante sicuramente, ma appunto straordinario, come quello della rete di salvataggio degli ebrei. Ci tengo a sottolineare che è una rete, perché in quella situazione, in quel contesto storico, da soli si riusciva a fare veramente poco. A capo però di questa rete c'erano appunto Edoardo Fucherini e Don Dante Sala. Me la ricordo sto Don Sala, era molto severo, molto, allora i parci erano tutti molto severi, con una canna, aveva delle pacche sulla testa che non sapeva, bisognava sapere tutto a memoria, erano tempi. A me costante si incanna. Adesso no, dove celebrate? Sotto il tendone. Ancora sotto un tendone? Dopo sì. È così. Allora Don Sale era un bravissimo parroco, molto attivo. Che cosa ha fatto? Due cose, diciamo, più eclatanti.
ha aggiustato tutta la Chiesa. L'altra cosa che ha salvato tanti ebrei, nel senso che con Focherini poi passavano il confine, andavano in Svizzera. Edoardo, proprio per il lavoro che aveva, i contatti che aveva con la stampa, cioè col giornale, era agevolato nella preparazione di documenti falsi. C'era chi per lui rubava le carte d'identità bianche e lui le compilava con dati opportuni. Venivano cambiati i nomi e i cognomi che richiamavano un'origine ebraica e tutto quello che poteva appunto metterli in pericolo. Un ruolo fondamentale ha anche Don Dante Sala, che organizza e raccoglie i piccoli gruppi, di solito ci si trova in stazione a Modena, qui prendono il treno per Milano, da Milano cambiano stazione, vanno alla stazione nord e arrivano a Como, da qui, secondo la testimonianza di Don Sala, o in traghetto o con un taxi arrivano a Cernobbio. Qui c'è una casa disposta ad accoglierli, mettendo ovviamente anche gli abitanti di questa casa, questa famiglia, a rischio di deportazione ad arresto, cosa che peraltro avverrà. Poi, quando è il momento più opportuno e più tranquillo, passano dalla casa a retro verso le vie della montagna, il Monte Bisbino, che è proprio sul confine Italia-Svizzera, e quindi basta arrivare in cima a questa montagna. Mio padre mi ha raccontato che non è stata una cosa semplice, senza scendere nei particolari, perché quando siamo arrivati al confine non eravamo salvi ancora, perché ci sono stati i militari svizzeri che non volevano lasciarci passare. Io non me ne rendevo conto, ovviamente. E allora papà mio a loro ha detto: sentite, siamo arrivati qui e quindi o ci sparate voi, ma noi indietro non torniamo. Edoardo viene arrestato un sabato mattina, l'11 marzo, portato in questura a Modena e poi viene portato qui, a San Giovanni in Monte. E per lui la priorità è mantenere pensieri da uomo libero. Per Edoardo, prigioniero prima, poi deportato, la scrittura è la sopravvivenza, è la resistenza. Le lettere di Bologna sono tre quarti per Sacchetti, l'amico, a cui raccomanda, chiede, eccetera. E un pezzetto per la moglie. A Fossoli sono lettere alla moglie, ricche, affettuose, personali. Una volta Francesco diceva, Edoardo distingue il bacio alla moglie dal bacio ai bimbi. Non sì. Mi ricordo le parole esatte, ma è... Lascio a te i baci che non possono essere che tuoi, dice. Non gliel'hai ancora spiegato bene che tipo di rapporto c'era fra loro due, vero? Ah, per me era una cosa... Non era una cosa umana, vero forse? Sì, vero? Sì. Difatti, è un amore folle. Non è facile da capire. Anche una passione. Deve essere stato quindi molto duro per lui allontanarsi sempre più da casa, perché si rende conto che questa promessa di ritorno diventa sempre più difficile. Lui in questa promessa ci credeva, come in tutte le promesse che ha fatto alla moglie. E d'altra parte, per la moglie Maria, questa forbice che si allarga in chilometri diventa anche sempre più solitudine e dover trovare in se stessa gli strumenti per affrontare da sola con 7 figli la guerra, i bombardamenti e il pensiero sempre più grande e pesante di un marito lontano. Ricordo quell'ormai lontano 11 marzo. Dopo il fischio del treno, mi aspettavo di sentire le grida festose dei bimbi per il tuo ritorno. E invece tutto silenzio. Maria carissima, ti giungerà questa mia? Spero tanto, come spero che tu e tutta la nidiata di bimbi stiano in salute, come li desidera il mio cuore. Devo farmi forza, anche se nell'animo non è che tristezza e sconforto, perché 7 piccoli mi sono d'intorno. Talvolta ho l'impressione di dovermi rimproverare qualcosa, di sentire l'accorato interrogativo tuo e dei piccoli che pesano come tremendo rimprovero. Più ci penso e meno trovo di che cosa ti si possa rimproverare. E vorrei poter parlare con chi ha la tua causa in mano per gridarglielo forte. In ogni momento saremo in comunicazione, come lo siamo ora, forse di più, che la distanza agirà inversamente sui nostri cuori.
La lontananza fisica sarà superata. L'unione spirituale sarà così intima, così profonda, così sentita, che quella scomparirà. Ormai tutto tace nella casa dopo la giornata. Fra poche ore altri compagni ci lasceranno per nuove sedi. E nel silenzio della notte, che si intravede con la sua stellata, ti ho più vicina. Direi che ti sento, direi che ti vedo qui a scrivermi. Non temere per noi, non pensar male e abbi fiducia, tanta fiducia. Passerà anche questo periodo e finalmente splenderà il sole. Arrivederci, Mariolina. A fra non molto. Tutti i baci che ti vorrei dare li getto qui con violenza, quasi con rabbia di impotenza, a gridarti che contro tutti e tutto ti sono più vicino ancora. Parlami di tua mamma. Tua mamma com'era? La mamma era eccezionale, Tirare avanti la baracca per 7 persone senza un soldo, perché non poteva mica lavorare. Oppure, sì, faceva un po' di cose, di maglie. Di lavoro a maglie, sì. Si cuciva delle maglie. A Carpi c'era quel lavoro lì. Le amiche della mamma diceva: sì Maria, tu hai sofferto, tu soffri, tutti i sacrifici tu hai del lavoro, però hai dei figli bravi, dei figli che obbediscono, dei figli che hanno voglia di fare a modo. Mia madre rispondeva: si vede che Odoardo guarda giù. Non si attribuiva nessun merito. Però io non mi ricordo neanche la mamma sempre così triste. La mamma è stata molto brava anche per quello, ne parlava sempre, lo ricordava sempre. Mio carissimo Odoardo, ancora una volta è domenica e il pensiero corre alle tante domeniche trascorse accanto a te, quando la tua presenza dava una particolare nota di festa a quel giorno per la felicità mia e dei piccoli. Non sembra domenica oggi, dicevano questi, quando qualche volta eri assente, e c'era realmente un qualcosa di diverso, di triste per questa tua assenza. Ci volevi tu per rendere veramente festa la festa. Ci volevi tu con la tua allegria, coi tuoi canti, coi tuoi giochi, con le tue affettuosità. E ora, quante domeniche ormai sono trascorse senza di te? La vita continua nello stesso modo, è vero, ma quanta tristezza, quanta nostalgia, quanto dolore. In mezzo a tutto questo, un piccolo faro di luce, un piccolo punto luminoso, la speranza del ritorno, delle ore felici, di tranquillità ed amore. Speranza? No, certezza. Certezza in un domani migliore. Se ci mancasse questa, chi, che cosa potrebbe sostenerci? Ok, Caterina, terza I. Signor Focherini, in classe, in questo periodo, si parla di te e di quello che hai fatto, delle tue buone azioni verso gli ebrei e purtroppo della tua morte. Abbiamo letto alcune tue lettere, scritte tempo fa, ma nonostante questo, le parole mi hanno sfiorato il cuore ugualmente. È stato strano, sai? Sentivo da qualche parte, in quell'aula colorata di lilla e adornata con lucine e fogli colorati pieni di scritte appese al muro, la tua presenza. Sei stata una presenza piacevole. Sei una persona ammirevole, coraggiosa. Nonostante la fragilità che la tua vita ha acquistato nel tempo, tu sei riuscita a rimanere in equilibrio sopra quel filo. Non hai mai esitato, neanche un istante. Sei sempre stato coerente alla tua scelta e hai resistito a tutto. Sono rimasta meravigliata da queste tue azioni. E dopo tutto, chi se l'aspettava una cosa del genere? Sei fonte di ispirazione, Focherini. Dobbiamo sempre cercare di ballare sulle note della canzone che ci esce dall'anima.
della canzone che ci fa battere il cuore. Sei riuscito a danzare in modo maestoso e continuerai a farlo lassù, sui pianeti e sulle stelle dell'universo infinito. E noi, qui giù, continueremo a ricordarti, Caterina. Caro Edoardo, sono un ragazzo di Mirandola di 12 anni e sono appassionato di come ha vissuto la sua vita, resa eccezionale perché ha avuto il coraggio di esprimerla seguendo gli insegnamenti di Cristo. Mi piacerebbe farmela raccontare da lei, perché so che può descrivere al meglio tutti quegli anni orribili trascorsi a lavorare in campi di concentramento senza prendere pause. Non si è mai fermato, era sempre pronto a fare follie, perché secondo me bisogna essere davvero folli, coraggiosi e fiduciosi per rischiare la vita più e più volte. Il suo cuore era ormai addolorato, dopo aver lasciato la sua famiglia, e in cuor suo sa anche che non l'avrebbe più rivista. Tuttavia, nonostante questo, non si è fermato e ha continuato a guardare avanti e a seguire non la legge dei prepotenti, ma la legge dei giusti, per continuare a vivere e a salvare tante vite. Tutte le lettere spedite da lei a Maria, sua moglie, sono da incorniciare, una ad una, perché, pur essendo in un campo di concentramento, ha scritto pensieri dolci e pieni d'amore, che chi li legge ora rimane a bocca aperta, come me, perché il suo grande amore per sua moglie e i suoi figli hanno riempito e arricchito il proprio cuore da infondergli quella forza capace di sopportare tante sofferenze e umiliazioni. Mi sono talmente appassionato alla sua storia e al fatto che ci credeva sempre, da crederla un essere soprannaturale. Ciò che su ogni cosa ho ammirato di lei è la forza di violare le leggi sulla difesa della razza, mettendo a rischio la sua persona e i suoi figli per salvare degli estranei, perché, seguendo i principi dettati dalla fede, ci insegna che siamo tutti uguali e di conseguenza siamo tutti fratelli. Saluti, Colinelli Samuel. Buongiorno a tutti. Devo essere sincero con voi, sono molto emozionato e penso anche sia evidente, ma sono anche molto felice di essere qua. E quindi ringrazio chi ha organizzato questa giornata, questo incontro, e anche chi ha avuto un po' la pazzia di chiedermi di spendere due parole, di parlare a tutti voi. E, appunto, mi presento brevemente, io sono Francesco Lampronti, pronipote di Giacomo Lampronti, questo signore che un po' nel documentario abbiamo già sentito parlare. E lui che è stato amico ed è stato soprattutto salvato da Edoardo, perché lui doveva scappare dal suo paese per il semplice fatto di essere ebreo. E allora mi permettete di iniziare con una premessa usando proprio le parole del mio bisnonno, che penso ci possano introdurre proprio per andare a parlare invece di Edoardo. Così scrive nel suo libro Verrà anche la sera. Maledetta la violenza, combattendola, ebbi ed ho la certezza di difendere anche l'avvenire dei miei figli, perché l'errore continua ed il mondo va dietro a folle che preparano la sciagura di domani. Ed il mondo è ancora pieno di violenza. Deportazioni, processi sommari, offese alla dignità di questa piccola grande cosa che è l'uomo, offese alla verità continuano. La libertà è tuttora una parola vana se un'origine, un'idea, un pensiero, un atteggiamento possono essere ragione sufficiente di persecuzione e di morte. Questo lui scriveva nel 47, nel gennaio del 47, a pochi mesi dalla fine della guerra, e scriveva come ancora la violenza, l'odio, questo grande male c'è. Si riferiva probabilmente anche a una realtà che era quella di si stava in qualche modo rispondendo con lo stesso odio a chi per primo aveva odiato, con lo stesso male a chi aveva fatto del male. Beh, mi riallaccio alle parole di chi ha parlato prima di me, perché io credo che oggi, cioè, sono profondamente convinto che le nostre generazioni, a differenza magari dei nostri nonni, corrono un rischio molto grande, che è quello di sentire lontana e impossibile questo male che è stato e che è, la discriminazione, l'odio. E penso almeno per due semplici motivi. Il primo, che tutti noi
ringraziando Dio, non abbiamo conosciuto quello che è stata la guerra, e anche perché appunto viviamo in un contesto che, almeno apparentemente, possiamo dire noi occidentali siamo nella pace, siamo liberi. Però queste parole scritte nel 47, che si riferivano a un oggi, a un male dopo la guerra, a un odio, io sono profondamente convinto che siano valide oggi, perché questo male c'è ancora tanto oggi e ha le stesse caratteristiche, la stessa prepotenza di un tempo, perché le guerre, le deportazioni, la violenza, la schiavitù, l'odio, le discriminazioni ci sono certo nel nostro mondo, quindi andando anche in altri paesi, ma ce l'abbiamo anche tra virgolette a casa nostra, ce l'abbiamo qua. E vabbè, non mi dilungo su questo, però questa non è essere catastrofisti, non è essere neanche cospirazionisti, è la realtà. E quindi oggi siamo qua per parlare di Odoardo, per fare memoria di Odoardo, di come lui abbia vissuto, come ci è stato detto molto bene, da uomo, pienamente, veramente da uomo, in un contesto che di umano aveva niente, in un contesto disumano e disumanizzante. Allora, appunto, io non vi presenterò la sua biografia, la sua storia, lo farà sicuramente molto meglio Paola, ma vorrei condividere con voi che cosa dice a noi oggi, cosa può dire Odoardo, come ci interpella la sua figura, come ci provoca anche. Perché leggendo e ascoltando le testimonianze su di lui, di mio nonno, ancora vivo, che purtroppo per motivi di salute non può essere qua oggi, ascoltando le testimonianze del mio prozio, ascoltando le testimonianze del mio bisnonno nei suoi libri, e effettivamente venivo sicuramente profondamente toccato, commosso, e anche nei suoi confronti in me sicuramente una profonda ammirazione. Ma soprattutto non vi nego, è nata in me la domanda: lui è riuscito a fare tutto questo, io cosa posso fare oggi? Io per questo mondo, che come abbiamo detto c'è ancora il male, c'è ancora l'odio, come faccio per poter nel mio piccolo cambiare? E allora Odoardo, dicevamo, un uomo, pienamente un uomo, perché ben giustamente è stato detto di Odoardo che è stato un eroe, ma io forse sarò di parte, ma io penso che la categoria cristiana del santo gli sia molto più ben indicata, perché è sostanzialmente diversa, perché quello che è stato in grado di fare, cioè il gesto di donare la vita come culmine del suo amore che ha donato, è stato in grado di fare per quello che era ed è stato fin dalla giovinezza. È questo che mi colpiva nelle sue testimonianze, nella testimonianza su di lui, perché lui ha vissuto fin dalla giovinezza quella che è questa erocità, questa santità dell'ordinarietà, in un periodo sicuramente molto più sereno prima della guerra. E quindi questo è molto bello, perché ci dà la possibilità di dire veramente possiamo mettersi su questa scia, non è un eroe che dobbiamo sentire lontano, ma veramente un uomo, certo un santo, però che ci apre una via, ci dà tanti esempi che noi possiamo seguire, anche noi. E allora mi permettete di segnalarle solo alcuni, brevemente, qualche sfumatura di una figura immensa, quindi sicuramente ci sarebbe molto altro da dire. Odoardo, come dicevo, è stato un uomo che ha amato, e ha amato fino alla fine. Ha amato fino alla fine non solo perché ha amato finché ha donato la sua vita, ma fino alla fine proprio perché più di così non poteva amare. E citando qualcuno molto più famoso di me, non c'è amore più grande di dare la vita per i propri fratelli, per i propri amici. E lui vedeva appunto amici, fratelli, l'umanità, perché molte persone che ha salvato lui nemmeno conosceva. E allora, di fronte a quello che è stato il male, la tragedia dell'olocausto, della guerra, hanno scritto in tanti quale può essere il motivo. Quando me ne parla mio nonno, me ne parla ancora piangendo, commosso, e non riesce a trovare una risposta. Come ha fatto un uomo a fare così del male a un altro uomo? Hanno scritto in tanti, da Hannah Arendt, sulla banalità del male, anche visioni più di fede,
ma possiamo condividere che probabilmente alla base di tutto quello che è stato questo male ci sia stato l'odio, o meglio l'egoismo e l'indifferenza di un uomo, degli uomini. Ecco, Odoardo si è proprio messo all'opposto di questa prospettiva, perché è stato l'uomo che non solo ha accolto l'altro, diciamo, in tutto quello che significa veramente accogliere, e l'altro appunto tutta l'umanità, ma addirittura ha messo l'altro prima di sé, perché lui era padre di 7 figli. Lui aveva tutto il diritto, umanamente pensando, di vivere la sua vita tranquillamente, tra virgolette. Uno può pensare, avrebbe potuto ignorare il grido di dolore, probabilmente no, forse, perché appunto lui, io credo, la sfumatura di questo immenso amore è che non ha avuto paura della sofferenza, e questo forse è il vero amore. Noi non possiamo pensare a un amore che non passi dalla sofferenza, e vi spiego anche perché. Perché se io amo qualcuno e quel qualcuno soffre, non posso soffrire che per lui e con lui. E mi veniva alla mente l'immagine di una madre di famiglia, per fare un esempio, un esempio banalissimo. Una madre che per suo figlio, già dalla nascita soffre quando lo mette al mondo, ma per amore pensate a una madre che deve svegliarsi alle 3 del mattino, alle 4 del mattino di notte per allattare il proprio figlio. Voi potrete dire, è banalissimo come esempio, forse lo è, ma quella è sofferenza per amore, perché non dormire tante notti di seguito, io immagino sia tanto sofferente. Ma poi, al di là degli esempi un po' così, è proprio questo, avere il coraggio che ha avuto Edoardo, che ci invita anche lui a fare, di avere il coraggio di gridare e soffrire con chi soffre. Ed è questo forse appunto il grande amore, il vero amore. Un'altra cosa che mi colpiva è che di fronte a tutto questo odio che ha ricevuto, lui l'odio non l'ha mai avuto. Nessun rancore per i propri nemici. Lui che è un grandissimo promotore della pace, della non violenza. Era un uomo, e anche nelle testimonianze ci dicono come la sofferenza e la rabbia profondamente ovviamente le abbia conosciute. Però appunto anche nella testimonianza del mio bisnonno Giacomo diceva come anche gli era a fianco nei momenti di tribolazione, angosce, prove, tormenti, lui non l'abbia mai visto adirato verso qualcuno. Edoardo era consapevole di una cosa molto importante che ci insegna, che non si può risolvere il problema del male con dell'altro male, non si può risolvere e rispondere all'odio con dell'altro odio, alla violenza con dell'altra violenza. E un'altra cosa straordinaria che fa venire i brividi forse è che lui considerava in qualche modo le prime vittime di questa immane violenza proprio i carnefici. E quindi un uomo che non ha dato risposte, non ha avuto mai rancore, ma ha risposto col perdono, e quindi un grandissimo promotore di pace, quello che possiamo fare anche noi. E poi, vabbè, un grandissimo giornalista, il giornalista con la G maiuscola, perché ci parla molto, credo, anche questo aspetto di Edoardo, come promotore dell'informazione e della verità. In un'epoca in cui l'informazione voleva essere gestita solo dal regime, e quindi anche strumentalizzata ovviamente, egli è stato un paladino della buona stampa, perché lui ha lavorato appunto gratuitamente, anche questo, per l'avvenire d'Italia, anche coraggiosamente, perché rischiando molto, e promuovendo e testimoniando la verità. Anche se non sbaglio, nel suo testamento spirituale cita proprio l'amore, ecco, nei confronti dell'avvenire, quindi della buona stampa. E tutto questo, dico, anche a noi, in un'epoca in cui si parla tanto delle fake news, o comunque penso che ci inviti, e sia importantissimo per noi, anzi un dovere, quello di essere informati. Essere veramente informati e di promuovere veramente questa verità, questa informazione. Sono quasi alla fine, perdonatemi. Un altro aspetto è quello di un uomo con un grandissimo ottimismo. Viene definito proprio dal mio bisnonno un allegro donatore. Perché? Perché era sempre gioioso, sorridente, anche un po' nel documentario, nel video che abbiamo visto, scherzava, giocava, allegro, sempre col sorriso.
Questo possiamo farlo anche noi e questo può veramente fare la differenza, io ne sono convinto. Con un sereno ottimismo. E se non sbaglio, anche alla fine di questo video c'è una frase molto forte, molto bella, di fronte a questo, nei confronti di questo ottimismo che lui aveva, questa speranza. No, no, speranza, mi diceva, certezza, certezza in un domani migliore. Se ci mancasse questa, chi, che cosa potrebbe sostenerci? E questo era molto contagioso, perché mio bisnonno, nei dolori che provava quando andava da Edoardo, stava meglio, era molto rasserenato. E un'altra cosa che mi colpiva è la gratitudine di Edoardo. Tante volte, quanti saper dire grazie, saper riconoscere il bene, una luce, della bellezza in un contesto terrificante, orribile. Ecco, e infine non posso che dire, lui appunto, come ho già detto, era un santo. Non possiamo escludere la fede in Dio, io credo, perché non era mosso questo uomo semplicemente da un ideale, ma veramente lui ha messo tutto per questo, per vocazione, perché una sua frase importante diceva: io faccio quello che posso, dove non posso io faccia Dio, poiché io lavoro per lui e lui è impegnato ad aiutarmi. E qualcuno disse: lui aveva preso il cristianesimo sul serio. Ecco, questo penso per dovere nei suoi confronti ci tenevo a dirlo. Ebbene, l'augurio, tanto grazie della pazienza che mi avete ascoltato, l'augurio è proprio per tutti noi che possiamo seguirlo come esempio in tutto questo, nella nostra ordinarietà, di fronte al male che c'è ancora oggi, perché veramente possiamo farlo e metterci su questo cammino. Grazie. Buongiorno, io sono Paola Focherini, sono l'ultima figlia di Edoardo, che per me non è Edoardo Focherini, per me è il babbo. Ho 75 anni e quando il babbo è stato preso avevo 7 mesi, quindi io non ricordo assolutamente nulla. Non vi parlo di lui come biografia perché senz'altro lo sapete, i professori ve l'avranno. Io oggi non posso, parliamo di memoria, io invece vi parlo di oggi, del dolore che la guerra di 75 anni fa ha ancora dentro di me. Il dolore della guerra non finisce mai, quindi pensiamoci bene. E basta, io vi dico solo questo: il dolore che la guerra, che la violenza, che un'offesa porta non finisce mai. Grazie. Ringraziamo Francesco e Paola per i loro interventi, che in modo molto diverso, no? Ci hanno sollecitato in tanti modi. Li ringraziamo anche perché per tutti e due non è stato facile, ma anche molto bello trovarsi davanti a tutti voi. Ora abbiamo il tempo per ascoltare altre 4 lettere che, come avete visto, forse gli adulti magari si sono un po' spaventati a sentire lettere di ragazzini così giovani, invece ciascuna di loro ci ha dato qualche stimolo, qualche scossa. Davvero sono state lettere di inciampo per noi, quindi li ringraziamo perché vuol dire che hanno colto pienamente il senso del nostro progetto. Caro Focherini, ti scrivo per confermarti che il tuo sacrificio è stato ricompensato dalle innumerevoli vite che hai salvato. Ma nel cuor mio giace ancora questo peso che non riesce ad eclissarsi. Un peso dato da quella mancanza di rispetto che gli uomini sono riusciti a manifestare, stravolgendo i pensieri e le mentalità. Una mancanza di rispetto che li ha trasformati in predatori pronti ad uccidere ancora ed ancora le prede disperate che sono morte e muoiono solo per la propria pelle o per una religione differente. Questa crepa nel muro, impossibile da colmare perché troppo profonda, continua a rompersi. Per fortuna c'è stato e ci sarà sempre chi come te è pronto a ripararlo. Grazie. Matteo.
caro signor Edoardo Fuccherini, affinché il ricordo di lei rimanga indelebile nel tempo, solo la memoria è in grado di ridarle voce e vita. Persona come lei, sono la parte più bella di questa Italia. Un infinito ringraziamento per tutto quello che ha fatto con la sua generosità, solidarietà e... E l'amore per il genere umano. È riuscito nel suo piccolo a sconfiggere quel male assoluto che furono il fascismo, il nazismo, le leggi razziali e la persecuzione degli ebrei, pagando con il prezzo più alto, la vita. La sua perdita è incalcolabile per l'umanità. Sarà sempre nei nostri ricordi un esempio da onorare. Ascoltiamo Letizia. Caro Edoardo, o forse dovrei dire eroe, questo termine ti si dice di più, per vari motivi. Prima di tutto, tu sei l'eroe della tua famiglia e di tutti quegli ebrei che hai potuto salvare. Sicuramente tante persone ti considereranno eroe per aver salvato molte vite, ma secondo il mio punto di vista tu sei un eroe per il tuo coraggio, per il valore e l'audacia che ha toccato il cuore dei tuoi cari e conoscenti, per la sfrontatezza con cui hai ignorato le leggi naziste, perché anche tu sapevi che non potevi infrangere, ma hai preferito seguire l'istinto, hai preferito seguire il tuo cuore, facendo la cosa giusta. Di certo tu sei un grandissimo esempio per noi nuove generazioni. Da te ho compreso che in qualsiasi circostanza bisogna sempre cercare di aiutare e difendere il prossimo, nonostante la diversità di cultura, religione e etnia. Grazie, grazie di cuore. Ultima ma non per importanza, Matilde. Caro signor Fuccherini, le scrivo questa lettera nella speranza che in un qualche modo le possa arrivare. Mi chiamo Matilde, ho 12 anni e a scuola ci hanno parlato di lei e della sua storia, che mi ha sinceramente colpita. Sono molte le cose che ammiro di lei, il suo coraggio, il suo sangue freddo ed il suo cuore enorme. Sì, quel cuore enorme che, nonostante le numerose difficoltà, per esempio la paura di essere scoperto, le ha sempre detto di fare qualcosa in più per gli altri. Mi chiedo spesso come abbia fatto a non perdere la ragione in una situazione così difficile, faticando, mangiando pochissimo e lontano dalla sua amatissima famiglia, la cosa per lei più importante. Forse proprio la sua famiglia le ha permesso di andare avanti. Il pensiero dei visi di sua moglie e dei suoi 7 figli che aspettavano sue notizie con ansia. Quante volte ha rischiato la vita per salvare quella di qualcuno di cui neanche conosceva l'identità? Giusto per aiutare qualcuno nel momento del bisogno. Dicono che facendo del bene lo si riceve. Non so se questa cosa sia vera, ma credo che se così fosse, ora qualcuno dovrebbe prendersi cura di lei. A volte penso che io non sarei mai stata capace di correre rischi così alti, ma certe cose bisogna viverle per capirle. La sua storia mi fa ricordare una frase bellissima che ho imparato agli scout. Preoccupati solo e sempre di dare agli altri ciò di cui hanno bisogno da te. È una cosa difficile, ma lei non ci ha pensato 2 volte. Ha aiutato e basta. Dopo aver ascoltato la sua storia, so che rimarrà una figura importante per tutti noi. Grazie. Vi auguro di trovare ciascuno a modo vostro affetti e ideali che vi possano sostenere ogni giorno della vostra vita. Edoardo e la sua sposa ce l'hanno fatta, a noi l'augurio di trovare la stessa forza. E intanto ringrazio prima di tutto i ragazzi, per tantissimi buoni motivi e loro sanno perché, con i docenti e i dirigenti che li hanno accompagnati in questo cammino. Poi ringrazio tutte le autorità che questa mattina hanno voluto dare la priorità all'essere insieme a noi, civili, religiose, tante associazioni che hanno toccato la vita di Edoardo e che hanno voluto appunto ricordarlo insieme a noi. Ringrazio anche, oltre a Paola, Gianna Fuccherini che è stata con noi questa mattina. C'erano soprattutto alle 9 anche alcuni nipoti e pronipoti di Edoardo che volevano anche solo, come dire, un po' dietro all'angolo osservare e godere con voi di questo momento. Ringrazio tutta la cittadinanza di Mirandola che in queste ultime settimane ha partecipato, chi con la Libera Età, chi come associazione Ampi, chi come scuola appunto, dal sindaco ai tanti bimbi di 3 anni che abbiamo visto questa mattina, a fare memoria per una comunità, perché Edoardo e Maria rappresentano la memoria di questa comunità. E siccome a volte ci unisce l'avere un nemico comune, a volte è anche bello unirci perché abbiamo esempi buoni in comune.
Con questo ringraziamo ancora davvero di cuore a nome di Educamente e ci vediamo alla prossima occasione per stare insieme e fare memoria. Grazie.